Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, bentornati qui su Raid 4. Continuiamo la nostra Coppa Stock 1000 con il secondo appuntamento. Vi ricordo che dobbiamo necessariamente vincerle tutte quante per poterci portare a casa il premio che è una Honda CBR 1000 RR Fireblade. E poi ci servirà sicuramente per qualche altro campionato. Andiamo subito quindi a vedere il secondo appuntamento. Abbiamo la possibilità anche di switchare moto in verità, ma teniamoci la Ducati, insomma, è un po' scorbutica, però ormai l'abbiamo iniziato con lei ed eventualmente, insomma, lo finiamo con lei. Tracciato in notturna, pista che conosciamo, però ecco, vediamo un attimino anche i punti di staccata in notturna, dato che non è che ci si veda moltissimo. Abbiamo ovviamente i fari delle nostre moto, però insomma non è niente di così particolarmente luminoso. Cerchiamo di partire bene, spostiamo sulla sinistra, poi c'è la staccatona, azione qui all'interno, traiettorie che si incrociano, l'importante è non cadere. Poi piano piano cerchiamo la rimonta, anche perché sono scusa, tamponatina, ho fatto strike praticamente. Dicevo, sono 5 giri, quindi è anche abbastanza lunga la cosa. Il tracciato è particolarmente, dico lungo, insomma direi di media lunghezza, però comunque sia ci vuole un po', insomma, per farlo. 5 giri sono un pochetto. Intanto cerchiamo di non perdere margine con, cioè dal pilota qui davanti. Attenzione, qua ho sbagliato un po' lungo in traiettoria. Ho qualcuno che mi segue abbastanza da vicino, perché vedo che mi illumina il codone della nostra moto. Attenzione, qui andiamo a stringere. Vada, 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 vada. Aspetta, frate. Ho sbagliato io, ho accelerato troppo sul cordolo e la moto ovviamente col posteriore è andata a partire. Attenzione qua, staccata ancora, gira, gira, gira. Io qua, vai, vai, vai. Bada, bada, che è sempre così scorbutica in fase di apertura gas. Attenzione, largo, un marcello. O traiettorie alternative, o è andato largo, ma lo andiamo a sverniciare sul dritto, sfruttando anche la nostra potenza del motore, per quanto insomma non è che sia molto potente a livello di punti generali la nostra Ducati. Se non ricordo male, 911 totali, però sono necessari. Cerchiamo di guadagnare un pochettino, perché comunque sia tracciato è insidioso, quindi dobbiamo per forza di cose avere un po' di margine, se no qualche cacchiata di sicuro la faremo. Piano piano qua, mia grosse difficoltà in fase di staccata, però la moto va a saltellare molto nel posteriore e ci allunga non di poco la frenata. Attenzione anche qui, sto guidando proprio in maniera perfetta, perché non riesco ancora a vedere i punti di riferimento, malgrado insomma la pista sia quella, però ancora mi trae in inganno. Bada, 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 bada. Io non so come ha fatto a rimanere in piedi il nostro rider. Piano piano piano, sto cacchio di cordola, dannazione, sono 2 volte che ci casco. Vediamo un po' se dobbiamo fare la stessa cosa ogni giro, eh. Ehi, vai così. Piano, abbiamo un secondo e mezzo, insomma, quindi non dobbiamo distrarci più di tanto. No, 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 largo, largo, largo. Occhio. L'erbetta sintetica che è un attimo che finisci per terra. Giù così in carena per l'inizio del terzo giro dei 5 totali. È già meglio ora in staccata.
tornantino, perfetto. Piano, piano, largo qua. Vedendo la luce dell'anti-wheeling che è praticamente quasi perennemente accesa fino alla quinta marcia. Praticamente è l'anti-impennata. È paurosa come accelerazione questa Ducati. E la... guarda, l'elettronica deve lavorare non poco per tenerla a bada, più che altro con le ruote a terra. Oh, teniamoci un po' più larghi ora, eh. Ricordo l'avevamo già fatto una volta. Piano, 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 piano. Ok. Cazzo, un secondo e quattro più lento. Sto girando veramente lenti. Però comunque il distacco da quello dietro è rimasto invariato. Anzi, forse è pure aumentato un po'. Un secondo e sei. Varia un po'. Insomma, da curva a curva. Dipende come la facciamo noi e come la interpreta lui. Ultimo curvone veloce, andiamoci a spalancare tutto il gas, mettiamo un po' in crisi anche la gomma posteriore che deve tenere testa a tutti i cavalli della nostra moto e andiamoci a iniziare il penultimo giro. 2 secondi, oh, lungo, 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 via, 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 via. Ok, no, c'è l'asfalto come via di fuga perché sennò... Siamo a 3 secondi e 100, insomma abbiamo guadagnato veramente tanto sul dritto. Perché insomma eravamo decisamente più attaccati, mi pare 1 secondo e 6, quindi comunque sul dritto e magari su tutto l'ultimo curva siamo riusciti a guadagnare non poco rispetto ai nostri avversari. Malgrado stiamo girando comunque lenti rispetto al nostro best, ma insomma non stiamo a fare qua giri veloci, l'importante è arrivare a casa in prima posizione e portare a casa il risultato. Dannazione, dai così, dai così. Ai, quel traction control poi per un casino ripartita, fermi perché inizia a tagliare potenza ed è un casino. Dai, 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 sono qui, sono qui, possiamo farcela. Non ho usato il rewind perché dai, se no non abbiamo un po' di bagarre, insomma. Ok, che è il penultimo giro, se fosse stato l'ultimo sì l'avrei usato, però magari con un giro riusciamo a comunque a riprenderli. Vediamo, se no ho fatto una cacchiata, ho perso solo tempo. Dai, eccoci, ci infiliamo all'interno qui di Marcello, che intanto era in seconda posizione, ma credo che abbia avuto un problema perché è passato poi in seconda posizione Yuku Fukuhikawa. Scusate che stavo un picciato con la Ducati anche lui. Lo andiamo a sverniciare, staccata. Staccata, buono all'interno. Dobbiamo stare attenzione ora, li abbiamo dietro, quindi ogni minimo bavatura potrebbe essere fatale per noi. Cerchiamo di chiudere tutte le porte e anche le finestre, così non entra niente e via. Dai, 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 staccata ancora e lungo, lungo, lungo. Cosa abbiamo la frenata aggressiva? Ma credo di sì, in verità, eh? Credo che ce l'abbiamo comunque abilitata. Per fortuna i cambi, diciamo, che si fanno alle moto rimangono sempre, insomma, finché non si vanno a modificare. Da una parte è un bene, da una parte e diciamo male, perché se si vanno a modificare magari i rapporti o altro e non si ricorda, non ci si ricorda come erano, non ricordo se c'è un tasto in verità reset, ma credo di sì. Niente, stavolta lo uso perché è l'ultimo giro. Attenzione, ce l'ho lì attaccato, eh. Ah, no, 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 sto cordolo del cacchio che tendo sempre a stringerla troppo, sta curva. Dai, ah, non la cavo, che vuole infilarsi all'interno, incrocio di traiettorie. Abbono là,
prima curva, andiamo un po' larghi per poi stringere. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. E andiamo a vincere anche questo secondo appuntamento. E olè. Ottimo. Ottimo così, dai. Ok, portiamoci a casa il primo posto. Il giro migliore 1.45. Vediamo un po' come sono gli altri come potenze. E beh, il secondo e terzo, insomma, sono un filino più in alto rispetto alla nostra moto, che abbiamo 911, l'altro 925 o 921. Però, insomma, grosso modo siamo lì. Anche altri che hanno addirittura di meno rispetto alla nostra. Va bene, va bene. Quindi prima posizione, altri 25 punti che non fanno assolutamente male. Aumentiamo le varie affinità sia con il modello che con il costruttore, così poi magari i prossimi acquisti avremo una scontistica. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qui, così non ci allunghiamo più di tanto. Io, come sempre, vi ringrazio della visione se siete arrivati fino in fondo. Vi invito, se vi fa piacere, a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, che è molto molto importante. In descrizione trovate il link a tutti i social network e in alto a destra la i che vi riporta la playlist del titolo. Io di nuovo vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao!